poi ci scambiamo i numeri, io vedo magari di metterti in contatto, tu potresti essere uno dei tu e i tuoi colleghi, uno degli insegnanti, se il progetto andasse avanti. Perfetto. Benissimo. L'esperienza di impresa generativa, accoglienza generativa, l'esperienza di ResHub, Salve a tutti, io sono Paolo Coppola, mi occupo di aeronauti di ResHub. Allora, ResHub è un'associazione di promozione sociale che nasce dalle terre della Valle di Comino, un territorio prevalentemente. Un territorio prevalentemente a predominanza rurale, ai confini tra Lazio, Abruzzo e Molise, a ridosso degli Appennini. ResHub nasce a seguito di un progetto finanziato dalla Regione Lazio, finalizzato alla creazione di collegamenti tra disoccupati, rifugiati, richiedenti asilo, con gli enti locali e le aziende private che operano nel territorio della valle. Al termine di questo progetto mi è stata una cosa molto bella. Dopo scambio e condivisione tra i partecipanti, giovani residenti della valle e rifugiati che vivono nel territorio decidono insieme di creare un'associazione, scrivono insieme lo statuto dell'associazione e perché condividono gli stessi bisogni e esigenze, che sono poi quelli comuni delle aree interne. E da lì, ecco, cercano di promuovere nuovi modelli di sviluppo, un sviluppo intelligente basato sulla cooperazione, sulla collaborazione, cercando di sviluppare le proprie conoscenze mettendo se stessi come gli attori del cambiamento. Attualmente ResHub è composta da circa 20 membri, di cui la maggior parte, le donne costituiscono la buona parte, la maggior parte dei componenti, e i rifugiati invece rappresentano più di un quarto dei membri di ResHub. Questo appunto poi permette di capire meglio le esigenze che hanno, le esigenze che riscontrano nel vivere quotidiano. Ad oggi ResHub ha sviluppato e sperimentato vari progetti. Tra quelli che vorrei citare i più interessanti sono un progetto domato, che era un progetto di agricoltura, di produzione di una pasta di pomodoro, recuperando dei terreni abbandonati nell'area, in cui i soci dell'associazione lavorano insieme per produrre queste passate. Ma come vediamo nella foto, un progetto Maniche era un progetto di catering, che metteva insieme le conoscenze di preparazione di cibi di diverse culture insieme. Poi, ecco, tra gli altri progetti, uno dei più recenti che stiamo sviluppando in questo momento è un corso Speak Up, che è un corso di inglese, in cui i migranti, i soci di ResHub utilizzano le loro conoscenze sono gli attori principali che fanno sì che il progetto vada avanti, sono coloro i quali conversano con gli studenti, che fanno lezione agli studenti. Infatti questa è una cosa molto bella, quasi un po' ribaltare la prospettiva, cioè non è più chi viene accolto che costruisce un servizio, ma che è chi viene accolto che offre un servizio alla comunità in cui è ospitato. E, attualmente invece ResHub ha vinto un progetto di una chiave di azione del programma Erasmus, che in pratica
è un corso di formazione, un training formativo che ospiterà nella Valle di Comino circa 50 ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. I ragazzi, parte soci di Retab, migranti, locali, autoctoni, saranno loro a fare formazione a questi ragazzi portando le loro esperienze. Molti ragazzi hanno, durante questo periodo, anche sfruttando il programma Erasmus, che permette appunto di autoformarsi o comunque di fare dei percorsi formativi, riporteranno le loro esperienze e le trasmetteranno a questi ragazzi che verranno. L'obiettivo appunto è quello di migliorare le competenze degli operatori giovanili che operano nelle associazioni, che, per elaborare progetti e attività per l'inclusione di giovani migranti. L'Erasmus è l'Erasmus Plus è un mezzo dalle grandi potenzialità, perché non solo permette di fare formazione alle persone che ospitiamo e che invitiamo nel nostro territorio, ma anche ci dà la possibilità di autoformarci, cioè anche la possibilità del rifugiato stesso, del richiedente asilo in attesa del riconoscimento dei suoi titoli, di poter fare un percorso di formazione, di viaggiare, di muoversi in tutti gli stati membri. Passo la parola a Giulia che spiegherà un po' meglio il come poi sviluppiamo questi progetti. Ciao a tutti, Paolo mi ha già presentato, io sono Giulia e sono la volontaria dell'associazione Rise Up. E in realtà il mio intervento è volto a precisare quello che è il modus operandi di Rise Up, che rappresenta poi la motivazione intrinseca per cui nasce questo gruppo di persone che va avanti in un lavoro prettamente volontario. Lo sottolineo perché il grande sforzo è anche quello di conciliare la vita professionale di ognuno e gli impegni con il prendersi cura di questa responsabilità, insomma, che ci siamo assunti nella valle. E quindi il grande obiettivo di Resab, dicevo, è quello di fare con e non fare per. Mentre offre un servizio che può essere quello della formazione, del catering, del laboratorio, del trasporto, del work camp, dell'Erasmus, in realtà Resab sta facendo con, perché come si vince anche dal nostro statuto, le risorse che mettiamo in campo sono le risorse dei soci e le risorse dei migranti soci. Quindi il lavoro che viene utilizzato affinché il servizio venga portato a termine è in realtà l'occupazione del migrante sul territorio. E quindi questo aspetto già di suo bivalente si accosta ad un terzo aspetto, che è quello di solidificare una rete sul territorio e di fortificare quei legami di fiducia che sono sempre abbastanza labili, soprattutto in territori che non hanno strutture, passatemi il termine, a volte troppo serie, l'abbiamo già detto, che si occupano di accoglienza, e in questo senso Resab diviene appunto esempio di costruire con, di possibilità vera e meramente volta alla cooperazione. Ecco. Sullo sfondo di tutto questo c'è un'indicazione da cui non possiamo mai prescindere, che è appunto quella dell'educazione non formale. Questo strumento spesso viene sottovalutato, non viene citato, non viene resa giustizia invece al grande potenziale che è frutto appunto del lavoro svolto con l'educazione non formale, che ha quel compito di abbassare e rompere tutte le sovrastrutture tra persone, indipendentemente dal contesto in cui si usa, e andare quindi direttamente all'incontro tra soci, tra membri, tra enti, tra le parti che stanno giocando. È solo in questo senso che avviene un vero scambio e ci si assume il vero rischio di andare verso l'altro.
Questa che potrebbe sembrare filosofia invece, vi assicuro, fa poi conoscere parti di sé e talenti durante queste pratiche che costantemente ci fanno da sfondo. Infatti poi Yacuba vi dirà come durante il suo percorso di SAP ha come dire, messo in luce determinati aspetti della sua persona. E l'ultimo aspetto che volevo sottolineare è come Raise Up si è ritrovata in proprio ruolo inconsapevolmente, perché non nasce con questo obiettivo, ma attualmente Raise Up ricopre un ruolo di attrazione per i giovani dei comuni limitrofi, dei comuni anche più grandi, di alcune città, come per esempio Cassino. Io infatti non nasco in valle, ma sono di una città vicina. Oltretutto mi occupo, sono un'operatrice di SPRAR, ma non sono l'unica che ha l'istinto, e che diventa appunto poi un lavoro vero, di avvicinarsi al Raise Up, perché rompe gli schemi tradizionali del voler fare, tra le altre cose, integrazione. Quindi Raise Up in questo senso porta gente, avvicina le creatività giovanili. La parola a lei. Allora, sono Yacuba, io vorrei aggiungere solo questo, no? E sono anche membro dell'associazione ASAP, quindi da quando è nata l'associazione fino adesso abbiamo sperimentato insieme varie attività e alla fine io ho scelto la vocazione di essere mediatore culturale perché da una parte dell'associazione abbiamo creato anche uno sportello legale per aiutare quegli immigranti, anche quei cittadini che non hanno la possibilità di prendere un avvocato ad esempio. Quindi mi sono specializzato in questo campo anche perché per condividere l'esperienza che ho avuto nell'associazione, proprio l'iniziativa creativa, nel senso che adesso sto lavorando con una cooperativa in Molise dove ci sono meno giovani e quindi quelli ragazzi nuovi che stanno arrivando qui e anche per me, a parte il lavoro, condivide l'esperienza che ho vissuto nell'associazione e proprio l'iniziativa di creare, comunque le risorse ce l'hanno, quindi sto accompagnando quegli immigranti per una quantità piccola, o preferisco, perché fino a 20 persone non è gestibile. Quindi piano piano attraverso varie associazioni in Molise, perché ancora non ci sono strade, quindi anche c'è quella difficoltà. Io sto lavorando in un centro di prima accoglienza, ma sto facendo già il percorso di uno SPRAR, perché non si sono messi d'accordo ancora di creare un SPRAR in provincia di Isernia soprattutto. Quindi i ragazzi hanno bisogno proprio di fare qualcosa, anche se non guadagnano niente, ma non hanno la sostenibilità dalla parte del cittadino o dalla cooperativa che non ha la consapevolezza che comunque i ragazzi sono attivi a fare qualcosa subito. Quindi perciò ho scelto proprio quella vocazione comunque di condividere ai ragazzi quello che ho visto da quando sono arrivato in Italia e grazie all'associazione. Quindi volevo solo notare questo. Grazie per l'attenzione. Dicono che dobbiamo essere velocissimi, che ci aspettano già giù. Allora, io mi presento e aspetta, mi presento, sono Flavia Terribile, sono del nucleo di valutazione e analisi della Presidenza del Consiglio, sono anche vicepresidente di questo comitato OCSE per le politiche di sviluppo regionale. E proprio nell'ambito di questo comitato che raggruppa 34 paesi, noi abbiamo promosso l'iniziativa che oggi vi racconteremo insieme a Anna Piccinni, che è proprio venuta da Parigi per raccontarci le prime.
sistemi di accoglienza e integrazione dei migranti in varie città europee. Al momento sono 9 città europee, adesso ve lo racconteremo un po' meglio. Allora io vado veloce perché la mia è una cosa introduttiva e volevo dare un po' di numeri perché insomma i numeri mancano, sono importanti. Noi da oltre 3 anni l'Unione Europea sta vivendo dei flussi migratori molto, molto forti, una crisi migratoria importante, 3 milioni di stranieri in cerca di protezione nei paesi dell'UE28 che stanno mettendo proprio in luce, in evidenza tutte le fragilità di questa Unione Europea, proprio fragilità politiche, contraddizioni, un'Unione disgregata e in crisi. In Italia, ovviamente siamo sulla frontiera dell'Europa, dal 2014 sono sbarcati oltre 500.000 di persone, solo l'altro anno più di 181.000 persone salvate e soccorse. La questa tendenza è in crescita. Nei primi mesi, cioè dall'inizio del 2017 a oggi, io qua ho scritto 50.000 persone salvate in mare. Questo era 3 giorni fa quando facevo le slide, oggi ho guardato su 60.000, cioè ogni giorno guardando il sito del Ministero degli Interni, c'è un cruscotto tra l'altro fatto molto bene statistico, possiamo vedere quante persone stanno entrando, vengono salvate con un grande impegno italiano. Molte sono le donne minori soccorsi, sempre di più, abbiamo 25.000 minori non accompagnati nel 2016, 6.000 che sono entrati, sono arrivati nel 2017, tutte queste persone ovviamente necessitano di strutture e di servizi dedicati. Il sistema dell'accoglienza italiano è in fortissima pressione, le presenze nelle diverse strutture di ricezione sono aumentate da 22.000 unità nel 2013, oggi siamo a 176.000 unità. E oggi abbiamo sentito delle bellissime esperienze, ma ancora il 77% delle persone ospitate in strutture di provvisorie. In tutto questo qual è il quadro? Abbiamo 5 milioni di stranieri residenti in Italia, di cui solo il 30% di cittadini dei paesi UE28. E l'indagine dell'OCSE tiene conto sia della parte rifugiati e migranti, sia anche proprio dell'accoglienza e dell'integrazione dei processi lavorativi in cui di questi stranieri che adesso sono in Italia. Sta crescendo, e questa è una cosa che ho visto proprio ieri, molto interessante, la quota dei permessi rilasciati per asilo e protezione umanitaria, dal 3% che erano nel 2007, oggi siamo al 28%, mentre i permessi per motivi di lavoro sono scesi dal 56% al 9%. Non so, fai te quello che non so fare. Allora, questa è la situazione delle strutture di accoglienza, vediamo in verde scuro 138.000 persone sono per ora ospitate in strutture temporanee, lo SPRAR è ancora molto, sarà un 20%, un 22% che è il giallino, sono lo SPRAR. Quindi ancora il 77% sono strutture temporanee. Quindi il lavoro da fare è molto. Questa è la stima della spesa sostenuta, questo lo trovate nel DEF che è appena uscito, nel programma di stabilità. Come potete vedere le spese per soccorso in mare, accoglienza, sanità e istruzione oggi ammontano, nel 2016 ammontavano a 3,6 miliardi. E oggi le previsioni per il 2017 in uno scenario costante sono di 4,2 miliardi, ma in uno scenario in crescita potremmo salire a 4,6 miliardi, quindi lo 0,27% del PIL. Quindi insomma risorse molto, molto rilevanti. Ora andiamo piano piano sulla nostra indagine OCSE, la necessità di un approccio territoriale. Noi con questa indagine OCSE ci stiamo focalizzando proprio su cosa stanno facendo le città, cosa stanno facendo i territori, cosa stanno facendo i piccoli, medi comuni nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti. Le regioni che ospitano nelle strutture di accoglienza il maggior numero di migranti sono oggi Lombardia, Campania, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lazio, questo come numeri assoluti, mentre in percentuale della popolazione sono alla lista. Abbiamo già 100 comuni nell'ambito della rete SPRAR e alcuni comuni stanno facendo delle esperienze, oggi ne abbiamo ascoltate delle cose molto belle, devo dire,
stanno accogliendo nei propri centri storici migranti, avviando una fase di grandissima rivitalizzazione delle attività e dei servizi locali. Poi ho messo degli esempi, ma sono piccoli esempi, ce ne sono tantissimi altri che stiamo raccogliendo. Ci sono alcune, da settembre scorso ci sono state alcune misure per alleviare i governi locali nelle aree ad alta densità di migranti, il nuovo piano di accoglienza nazionale con l'ANCI, che è basato su criteri di proporzionalità e sostenibilità per una più equa distribuzione dei migranti su tutto il territorio. Ovviamente ci sono degli incentivi, ma anche dei disincentivi a non essere coinvolti nel piano di accoglienza. Abbiamo nel 2016 100 milioni che sono stati destinati ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale. E poi proprio a febbraio c'è stato il decreto legge Minniti per la promozione di iniziative per l'impiego su base volontaria dei richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale. Questo è una misura molto importante. Tra l'altro è previsto che si possono utilizzare delle risorse comunitarie per predisporre dei progetti di integrazione. Ora vengo al progetto OCSE. Il progetto OCSE ha coinvolto per ora 9 città europee, ma la nostra idea è quella di continuare queste indagini anche su piccole e medie città italiane, anche su, vorremmo prendere qualche esempio di aree interne. E qual è l'idea? L'idea è di andare a vedere un po' quali sono i problemi nelle varie città in termini di accoglienza e integrazione dei migranti, quali sono le buone pratiche, e creare anche una piattaforma. Tra l'altro si riuniranno a Berlino proprio tra un mese tutte queste città per parlare, discutere, cercare di migliorare le legislazioni, vedere i numeri, proprio per capire come risolvere quel problema dell'accoglienza e dell'integrazione. Quello che studiamo guardando queste città è proprio quello, come si distribuiscono le competenze e le responsabilità tra livelli di governo, livello centrale, regioni e livello locale, quali sono i meccanismi di finanziamento che anche nei vari altri paesi si stanno adottando, quali sono i meccanismi di partecipazione a livello locale dei cittadini, come vengono coinvolti dei cittadini, e la valutazione e la comunicazione. Sono andato un po' veloce, ma perché volevo lasciare il posto a Anna Piccini che ci racconterà le prime risultati, perché il progetto appena iniziato e i primi risultati. Grazie mille Italia e buongiorno. Andrò velocissima, volevo solamente mostrarvi delle slide che illustrano il paradosso tra la concentrazione della popolazione migrante e quelle di OCSE in zona urbana. È un paradosso di cui abbiamo parlato rispetto all'esperienza di spopolamento che invece vivono i piccoli comuni e le aree rurali in tutti i paesi dell'OCSE. Questo era solamente per vedere che la concentrazione era ancora ulteriore all'interno dell'area urbana in dei quartieri specifici, ovviamente con una correlazione eventuale con indici sociali molto bassi, indici abitativi di comfort abitativo molto bassi. Quindi la situazione nelle città può diventare problematica, a volte nelle periferie come il caso di Parigi, a volte nel centro come il caso di Berlino o Roma, che era la slide precedente. Vorrei solamente porre delle domande, che ci sembrano le domande pertinenti. Se riconosciamo questo paradosso, allora il territorio come luogo che diventa protagonista dell'accoglienza e non solo dell'accoglienza ma dell'integrazione. Quindi rispetto agli interessantissimi interventi che abbiamo sentito questa mattina, ci situiamo in un passo più di lungo termine. Quindi che cosa può voler dire per il rilancio di un territorio la componente migrante? Allora, si risponde a un itinerario di vocazione della produttività del territorio, si risponde alle esigenze che queste persone, che i migranti hanno quando arrivano, in che misura il territorio può rispondere alle loro esigenze di inserimento, di realizzazione, a sviluppare tutto questo potenziale di cui abbiamo sentito parlare, e in che misura anche la migrazione risponde a un'ambizione di diversità, di inclusione che il territorio vuole esprimere, perché si riconosce come un luogo di interazione culturale, un luogo di intercultura. E queste sono alcune delle domande per riconoscere se o no l'integrazione
relazione può essere buona con il territorio, usando questo termine molto vasto, cosa volevo dire? E poi nel momento in cui ci poniamo queste domande, no, a un livello più di policy, cioè la complementarietà delle politiche pubbliche che devono interagire tra di loro per permettere un'interazione efficace, che non è mai una politica in sé. E il livello di competenza, un attore del territorio, che margine legislativo e finanziario ha quando decide che sì, che questa integrazione deve far parte della sua traiettoria di sviluppo, che cosa posso pilotare io al mio livello, quali sono gli attori rilevanti e come la misuriamo per questa integrazione. Ieri abbiamo sentito parlare di alcuni concetti molto importanti di valutare il valore aggiunto, la migrazione in termini di quello che porta, che apporta come diversità a un territorio, come la valutiamo? Molte città si stanno iniziando a interrogare su questo. Inizio solamente dando alcune idee, alcune esperienze e parto dal livello regolativo istituzionale, cioè come l'attore locale si è trovato un margine per poter accomodare le esigenze di una popolazione straniera che cresceva sul suo territorio. In questo caso siamo ad Amsterdam dopo gli arrivi, la grande ondata di rifugiati e richiedenti asilo, il governo centrale decide di delegare la competenza per l'alloggio a livello della municipalità. A quel momento il comune si organizza facendo un patto con la provincia e un patto con le associazioni che le aziende pubbliche per l'edilizia. E lì quindi guadagnano competenza, costruiscono 2.800 nuove unità abitative, 50% destinate ai rifugiati, però davanti a una popolazione che ha 8 anni di attesa per avere accesso all'alloggio sociale. Quindi come gestiamo il conflitto sociale? Comunicando, ci voleva una chiarezza netta su quali criteri venivano adesso applicati. Quindi la municipalità ha aperto 4 punti di informazione in giro per la città attraverso proprio le imprese per l'edilizia pubblica per spiegare questa scelta. Però c'è stato una svirgolamento di livello di governance, una delegazione di potere, dei patti sul territorio che si sono fatti, questo a livello di città, a livello di comuni che si mettono in associazione, siamo nella provincia di Gothenburg, 4 associazioni di municipi decidono di organizzarsi per sviluppare dei servizi specifici per i migranti, che in questo caso sono l'aiutarli a recuperare i documenti che poi serviranno alla convalidazione dei loro titoli educativi e delle loro competenze. Da solo come un comune non ce la può fare, ma raggiungiamo quel livello di massa critica che possiamo offrire un servizio specifico per questa popolazione. Ma non solo appunto cambiamenti, innovazioni in termini di governance, ma dobbiamo capire anche la vocazione produttiva del territorio, come può dare accoglienza, come può integrare, come può allinearsi con questa nuova popolazione. E lì i territori che quindi cercano di selezionare i profili che più corrispondono alle necessità delle imprese e degli enti locali. Come si fa? È un meccanismo di diversi attori che si deve mettere insieme. Davanti a voi avete la cartina dell'Austria. E questo è un progetto che mette insieme la Camera di Commercio con l'Agenzia Nazionale per l'Impiego. Come vedete la concentrazione di tutte le persone che l'hanno riconosciuto, che hanno avuto il diritto di asilo riconosciuto, è a destra, a Vienna, quindi la zona capitale, mentre le domande per l'apprendistato, con poi promessa di impiego, sono in tutto il resto del paese. Quindi come facciamo per... hanno messo insieme il database, i nuovi profili, le competenze disponibili, con i lavori disponibili, sono messi d'accordo poi con le municipalità per dire il tuo territorio esprime questa esigenza di lavoro, se tu provvedi a un alloggio abbiamo come mettere insieme le diverse, creare delle opportunità. Lo stesso sempre il territorio che si occupa di sensibilizzare gli attori economici che sono presenti, quindi questa è una campagna di comunicazione di Berlino, essere rifugiato non è una professione. Hanno fatto dei meccanismi, ma che esistono non solo per i rifugiati, non è nuovo questo, esistono per la seconda generazione di migranti che continuano a sperimentare un gap nell'accesso al mercato del lavoro, che in Germania si fa soprattutto attraverso la formazione vocazionale, la formazione professionale. Tutti i settori, non solamente l'alberghiero, hanno dei meccanismi fortissimi per l'inserimento professionale dei giovani, ai quali le popolazioni di origine migrante hanno constatato che in realtà non hanno lo stesso accesso. Quindi è una maturità che si spende per creare un cambiamento di mentalità presso le grandi imprese a partire proprio dalle forze pubbliche, quindi la polizia, quindi i pompieri che hanno lanciato una campagna di reclutamento di massa per avere delle risorse umane diverse che spingono
esprimessero la diversità della città e quindi avere accesso nelle zone, nelle no-go zone di Berlino. E, Amsterdam lo stesso che ha dato l'esempio reclutando, adesso ci sono attualmente 17 apprendisti dentro la municipalità di Amsterdam che verranno poi reclutati. Quindi queste, questa opera di basarsi molto sulla formazione professionale e sulla sensibilizzazione delle imprese. E, abbiamo parlato molto dell'approccio integrato che lo SPRAR esprime e vi volevo solamente menzionare velocemente quello che mi sembra proprio un approccio integrato ma di tutto il territorio che ha partecipato ad Amsterdam nella conversione che era la vecchia prigione, la municipalità ha deciso di assegnarla come centro di accoglienza per 1000 rifugiati, è stata arredata come vedete in alto dalla comunità stessa e poi ha dato uso a questo enorme spazio delle prigioni a 72 start-up olandesi, quindi giovani olandesi che sono andati a fare il loro mestiere dentro il campo dei rifugiati, dentro il centro di accoglienza, quindi creando questa membrana, questa simbiosi immediata, facendo aprire gli occhi su potenziali professioni. Dentro sempre la prigione hanno aperto il Refugee Talent Hub, quindi da un lato un meccanismo molto sviluppato di bilancio delle competenze fatto da Manpower, che è stato reclutato, quindi un professionista nel settore reclutato dalla municipalità per fare questo, con un match con la platform che hanno creato, alla quale ha aderito IKEA, ha aderito Accenture, grandi aziende del territorio che si sono impegnati a reclutare immediatamente i profili che erano già riconosciuti dentro questo centro di accoglienza. Language Café ha redatto sempre dove i cittadini vengono per parlare, per fare corsi di olandese e questa creazione la città di Amsterdam ha definito il suo approccio per l'integrazione come il tentativo di creare una rete intorno all'individuo. Virtuosismi anche di inclusione, quello che dicevo prima, sì certo l'aspetto economico, ma il territorio che decide anche di definirsi per la sua diversità e quindi abbiamo parlato di tanti esempi di accoglienza delle persone che già ci sono in questo territorio, sono loro che alla fine determineranno l'esito positivo o negativo di un'inclusione di lungo termine. Quindi in Germania appunto un villaggio che sarà un paese che sarà uno dei casi studi con 1700 abitanti hanno accolto 370 rifugiati, quindi 100 in più di quelli che erano stati assegnati perché la popolazione, perché il sindaco non ci si accoglie a casa loro, ma la popolazione che già c'è sono anche i migranti e in tante città abbiamo visto proprio come la situazione dei migranti hanno fatto da porta d'accesso ai rifugiati. Davanti a voi avete le foto di Atene e la Jonas è uno dei più grandi campi di rifugiati che sono stati creati in Europa negli ultimi 3 anni e a lato avete Melissa, questo centro che è una piattaforma di associazioni di donne migranti, dalle donne nigeriane alle donne marocchine, le donne filippine hanno messo insieme le loro competenze, da anni operano ad Atene in un quartiere molto degradato della città. La loro presenza ha fatto sparire gli spacciatori, ha fatto sparire la prostituzione perché loro arrivano con i bambini e tutto quanto, il fatto solo di interagire col quartiere crea un legame e loro hanno iniziato a portare le donne dal campo rifugiato nel loro centro per fare lezioni di greco e anche per fare lezioni di sensibilità al genere perché sentiamo molto di questo fenomeno della doppia esclusione che vive la donna che già è in un ruolo e in più si trova in un paese dove non parlano la lingua, dove quindi l'accesso fuori dalla porta è molto limitato. E, chiudo, e quindi queste interazioni si creano, ma come la municipalità, come il territorio può offrire delle possibilità per renderle costanti, perché non siano solamente saltuarie o sporadiche. Abbiamo visto come tanti attori locali si sono impegnati nel creare dei luoghi, nel creare delle attività che rendano questa interazione parte della vita di tutte le comunità. Le biblioteche ovviamente giocano un ruolo molto importante. Questa è Barcellona dove ci sono, la biblioteca esiste in un quartiere, il 79% della popolazione è di origine migrante. Biblioteca modernissima, organizzano dei corsi che la comunità chiese, quindi le donne marocchine vogliono imparare a usare i computer, poi le donne spagnole sono in questa cosa e lì si crea la condivisione di competenze con dei corsi di cucina che sono nati da questa iniziativa.
A Roma abbiamo visto la stessa cosa, la rete delle biblioteche che ha iniziato a offrire dei corsi gratuiti di italiano e poi i migranti offrono dei corsi di cinese, dei corsi di arabo, le liste d'attesa dei romani che vogliono partecipare sono lunghissime. A Glasgow questa è l'orchestra che è stata creata in un quartiere altissima immigrazione e presenza rom, con i fondi dell'associazione del vicinato, e quindi tutti questi bambini che vanno a scuola nel quartiere il pomeriggio hanno accesso agli strumenti e ai corsi dell'orchestra. E mi fermo qui, ci sarebbero altri esempi, questa sarebbe l'idea proprio di creare dei luoghi, creare delle attività che è il ruolo dell'entità pubblica, dell'attore pubblico a livello locale, di capire bene, ascoltare il territorio, vedere quali sono le opportunità per creare questo legame sociale che permetterà poi un'inclusione e un'integrazione a lungo termine. Grazie mille. Allora, siamo molto in ritardo, quindi dovremmo troppo chiudere qui. Non so se c'è qualcuno vuole fare una rapidissima osservazione. Però io veramente solo per dire che due giorni fa ho avuto l'opportunità di sentire il sindaco di Riace, il quale raccontava che grazie al fatto che lui ha dovuto rispondere a un'emergenza migranti approdato e si è inventato una serie di soluzioni con i beni confiscati, oggi nel suo paese vengono turisti, non migranti, vengono turisti dell'accoglienza, e lui ha utilizzato questa parola, il turismo e l'accoglienza, perché vengono a vedere il modello che ha inventato. Mi pareva bello in sede di aree interne lanciare anche questa parola. Ma rispetto a tutto il turismo che internet muove, mi diceva questo nuovo termine, il turismo dell'accoglienza. Sì. Quello che io volevo aggiungere sulla parte di integrazione, che questa è una parte che vorrei aggiungere, che agli italiani bisogna anche parlare anche quella parte che devono anche essere integrate, non è che solo chi viene deve essere integrato, perché integrare vuol dire capire come funziona quell'altra persona, convivere. Noi abbiamo vissuto sempre la convivenza con tantissime altre realtà, perché da noi l'ospitalità è fondamentale, ospiti vengono rispettati da noi nella nostra comunità. Non vuol dire che si fa questo qua, ma gli italiani pure devono capire come funziona quell'altra persona che sono arrivati, che devono convivere con loro. Grazie.